Io sono quasi sicuro che non se aspettavano manco loro che non ci stavano le guardie, perché c'è stato un momento d'estasi totale in cui nessuno sapeva che fa, non c'è stava nessuna barriera e da entrambi i lati qualcuno strillava: Coppatti! Siamo compatti! Coppatti! Compatti! Più compatti così non potevamo stare, eravamo tipo pressati come un compensato di carne umana. E loro uguali, con quei 30 metri di terra di nessuno in mezzo, e intanto c'è sta il sangue che puzza, la tachicardia, il cuore che fa bo 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 bo! Scoppia un bombone, ma non è de secco, è del secco scuro, tipo come le comiche cattive dei Cavalieri dello Zodiaco, è il secco nazista. E l'altro in fissa che i bomboni, io pensavo che era una leggenda metropolitana. Mio cugino però dice che una volta c'è stato lo stadio insieme e ha capito che non era secco perché diceva cose completamente diverse. Oh, andiamo a più affullato. Vabbè, comunque esiste davvero e sta già preparando un altro bombone, però... Questo invece è secco nostro, lo riconosco dal boato di casa. Non so quanto dura sto momento, non stiamo più a Roma, stiamo a Baghdad. Sento tutti i botti e strilli e mi rimbomba tutto e poi una pressione, se spingiamo sto a correre, boh! E poi sto bubone scoppia. Sono perché c'è sta più falangi, compatti, testuggine, niente, ha svaccato tutto. Praticamente siamo pus che schizza fuori da una bolla di rancore che sta a crescere, ma no, da una settimana, da mesi. O per qualcuno forse pure da tutta la vita.